Mister, lo sfogo del presidente sull'arbitro l'abbiamo già sentito, quindi magari non torniamo sull'arbitro, proviamo a parlare della partita da un punto di vista tecnico. Questo 3-3 che in pratica ferma anche la tua scia di tre vittorie consecutive, c'è l'amaro in bocca perché all'88esimo praticamente il Casoria vinceva 3-2. Sì, questa è stata una partita strana, un po' senza tornare sull'arbitro, comunque ci ha messo pure del suo e mo pure noi ci abbiamo messo un po' del nostro per pareggiarla questa partita, perché è una partita che si poteva vincere assolutamente. Sul lato tecnico penso che abbiamo giocato solo noi, loro hanno avuto due regali, due dall'arbitro e uno da noi, voglio dire, però abbiamo fatto tutto noi oggi. Ci sta comunque un pareggio su un campo sicuramente ostico come quello di Gaiano quest'anno, bisogna chiaramente poi tornare al successo domenica prossima. Sì, questo è assolutamente vero. Ci sta il pareggio qua, anche perché anche loro sono una buona squadra, hanno una buona classifica pure loro. Però resta il rammarico che è stata una partita giocata solamente da noi. E anche noi abbiamo buttato lo stesso risultato che ci sta stretto, come è andata la partita. Domenica a Casoria, al San Mauro, arriva il Ponticelli, altra squadra di alta classifica per un'altra sfida molto importante. Mancherà presumibilmente Di Tuccio, espulso in maniera, come dire, un po' fantasiosa dall'arbitro. Sì, vabbè, poi adesso incominciamo a pensare pure alla partita di domenica prossima, o con Diduccia, o se non ci sta, pazienza, risolviamo con un altro modo. Però è una partita che assolutamente dobbiamo vincere per migliorare la nostra classifica. Importante anche la doppietta di Auricchio, che ha bisogno di segnare, non ha ancora segnato al San Mauro, per ora si accontenta dei gol in trasferta, però deve segnare anche al San Mauro. Auricchio sta tornando ad essere il calciatore che conosciamo, insomma, è un ragazzo che lo stavamo aspettando, finalmente sta facendo gol, anche se ha sbagliato il rigore nel primo tempo, però diciamo che è un ragazzo che ha giocato e ha giocato pure bene oggi.